dottore, dottore! Cos'è Vastase ci scrissero stanotte? Ho visto, Cadere, ma chi l'ha scritto? Non sono a conoscenza di Cripù che scrisse di persone personalmente, ma a scassione di questa moralità che faccio stamattina mando a chiamare gli operai presto per scancellare tutto. Ma c'era scritto solo sbirre farabutti? Oggi, dottore, ma cari assassini, assassini e farabutti ci hanno scrivuto. Cadere, ma perché te la pigli tanto? Ma come perché me la piglio tanto, dottore? Perché in questo palazzo dico nessuno è assassino e farabutto. Incominciando da lei, dottore, e finendo di mia, che sogno l'ultima ruota del carretto. Cadere, non te la prendere così, fregatene. Fregatene. Ah, dottore! Pure grandissimi cornuti ci hanno scrivuto. Pure? Più piccolo, ma ce l'hanno scrivuto. Cadere, pazientiamo. Forza, ragazzi, scanceliamo tutto, scanceliamo. Forza. Pronto, il commissario Montalbano, vorrei parlare con il signor questore. È cosa urgente? Mi dispiace, signor commissario, ma il signor questore è stato convocato da Sua Eccellenza il Ministro a Roma e dovrebbe rientrare dopodomani. Ah, ho capito. Vabbè, per gentilezza lo avvisi che ho bisogno di vederlo al più presto. Sarà fatto, signor commissario. Grazie. Che hai quella faccia scura? Problemi con Bebba? No, Bebba sta bene. C'ha una gravidanza difficile, però il medico dice che non c'è da preoccuparsi. Tu perché lo vuoi vedere a Bonetti Alderighi? Che fai, spiare le mie telefonate? Sono un commissario di polizia e voglio parlare con il mio superiore. Certo. Solo che tu a Bonetti Alderighi non l'hai mai potuto sopportare. Che se fosse un prete venuto a darti la soluzione in punto di morte, no? Tu t'alzeresti dal letto e lo prenderesti a calci nel culo. Parlo latino, va bene? Parla come ti pare. Tu lo vuoi vedere perché ti vuoi dimettere. Sì, Mimì. Mi voglio dimettere. Hai letto i resoconti del processo sul giornale? Ad assaltare quella scuola, alla caserma Diaz, e a fabbricare prove false. Non è che c'erano agenti così violenti, isolati, ignoranti, no? C'erano vicequestori, questori, capi della mobile e compagnia bella. Te ci sei amminchiato con questi fatti del genere? Sì, mi ci sono proprio amminchiato. E te capisco, Salvo. Tu ti senti tradito dall'istituzione in cui avevi più fiducia. No, io non mi sento tradito. Io sono stato tradito. E come tutte le persone che in polizia hanno sempre lavorato con grande onestà. Io mai mi sono sognato di usare violenza, nemmeno contro il peggior delinquente. Mai! Mai mi sono sognato di... Oh! Fabbricare prove false! Oh! Lo sai qual è la cosa peggiore? Che prima di Genova c'è stata Napoli. E lì il governo era di un altro colore. E questo che vuol dire? Vuol dire che la lordia è dentro di noi. La lordia è dentro di noi? Sì. Bravo Montalbano. Senti, se tu te ne vuoi andare, vattene per stanchezza. Vattene perché ti fanno male le emorroidi. Vattene perché non ti funziona il cervello. Ma non perché ti senti tradito. Perché questa sarebbe un'offesa. Ma un'offesa a chi? A mia, per esempio. Che sono femminaro, sì. Ma sono una persona per bene. A Catarella, che è un angelo. A Fazio, che è un galantuomo. E a tutti quelli che qui dentro al commissariato di Vigata ci lavorano. E a tutti i tuoi colleghi che tu stimi e che ti vogliono bene. E alla stragrande maggioranza di gente che in polizia ci sta perché ci crede. E nulla a che fare con quei quattro mascalzoni, sia di alto che di basso grado. Tu te ne vai sbattendo la porta in faccia a noi. Pensaci, Montalbano.